Alla Coop, pasta gratis tutti i giorni! Alla Coop, pasta gratis tutti i giorni! Tutti i giorni gratis una confezione di pasta Coop per i soci Coop Centro Italia! Tutto l'anno, nei punti vendita del gruppo Coop Centro Italia! La Coop sei tu! L'udito è un bene prezioso e va tutelato, soprattutto oggi che l'inquinamento acustico può provocare danni alla nostra salute. Se abbiamo un abbassamento d'udito, in un primo momento non ci facciamo caso. Si tende a dare la colpa alle persone perché pensiamo parlino piano, oppure al volume del televisore che è troppo basso. Fai un controllo completamente gratuito. I centri acustici Maico li trovi a Sulmona in via Cornacchiola, all'Aquila in via Strinella e a Avezzano in via Marruvio. Per info 333 15 58 287. Si approfittano di un imprenditore a ridosso di una crisi, arrestati due truffatori. Frode fiscale per 100 milioni di euro, 30 denunce e 13 arresti. Una vita di maltrattamenti, un uomo finisce in carcere denunciato da sua moglie. Grande successo per il profilo Facebook dell'Abruzzo. Buonasera a tutti voi e benvenuti all'appuntamento serale con il telegiornale di Onda TV. Vediamo insieme le notizie della giornata relative all'Aquila. Apriamo con la cronaca. Con l'accusa di associazione a delinquere ed evasione fiscale, il noto Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino, torna in carcere. Stavolta nell'inchiesta è coinvolto anche l'Abruzzo. Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Ferrara hanno portato a 13 ordinanze di custodia cautelare, di cui 9 in carcere e 4 ai domiciliari. L'accusa è di frode fiscale nel settore della commercializzazione di metalli ferrosi, un giro d'affari di circa 100 milioni di euro e un'evasione dell'IVA per oltre 30. Le società coinvolte sono 23, di cui 21 totalmente sconosciute al fisco e alcune con sede in Abruzzo. In totale sono state denunciate 30 persone, tra cui le 13 arrestate. L'inchiesta era aperta da tempo, tanto che Ciancimino risulta indagato fin dal gennaio 2010. L'acciaio e altri metalli venivano acquistati senza pagare l'IVA tramite false dichiarazioni dell'intento all'esportazione, rilasciate da società cartiere costituite appositamente. Quindi lo stesso acciaio veniva ceduto ad aziende filtro, in questo caso però incassando l'IVA. Inoltre venivano importate merci dall'Egitto senza il pagamento delle tasse doganali e dell'IVA stessa. Le aziende, una volta utilizzate, venivano svuotate di ogni contenuto societario e trasferite a Panama, dove grazie a un particolare regime fiscale divenivano nei fatti invisibili. Ancora a cronaca, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un uomo, GD le sue iniziali, di 61 anni, residente in provincia. L'accusa è di maltrattamenti in famiglia. Secondo una minuziosa ricostruzione dei fatti scaturita dall'attività di indagine svolta dalla polizia di Paganica, a seguito della ricezione di una denuncia da parte della moglie, l'uomo sin dall'inizio del loro matrimonio risalente agli anni 70 si sarebbe reso responsabile nei confronti della stessa di continue minacce, ingiurie e percosse, facendola vivere in una condizione di permanente timore. La donna, non riuscendo più a subire le continue vessazioni dell'uomo, ha presentato una denuncia ai carabinieri della stazione di Paganica, raccontando la triste storia vissuta da circa 40 anni tra le mura domestiche. Questa mattina i militari dell'arma hanno tratto in arresto l'uomo. Arrestato anche un cittadino serbo, Jovanovic Bojas, di 43 anni, che circa un mese fa si è reso responsabile di furto e rapina nel territorio marsicano. L'ordine di custodia cautelare è scattata da parte della squadra anticrimine del commissariato di polizia di Avezzano, diretto dal vicequestore aggiunto Marco Nicolai.
denunciato invece un romeno di 65 anni assieme alle sue iniziali a seguito di un controllo contro il fenomeno del furto, della raccolta e del trasporto di rame e altro materiale ferroso. L'uomo è stato fermato dagli agenti della squadra volanti dell'Aquila mentre era alla guida di un autocarro con dentro 30 kg di vario materiale trasportato illecitamente, tra cui anche dei cartelli stradali con tanto di palline di sostegno. Dagli accertamenti è stato verificato che il conducente era sprovvisto dell'iscrizione all'albo dei gestori ambientali e del formulario identificativo dei rifiuti. Il malvivente è stato quindi denunciato per trasporto illecito di materiale ferroso e ricettazione. Gli è stata applicata una multa di 3.100 euro. Quello del furto di rame è un fenomeno sempre più in espansione all'Aquila e nel circondario. Ricordiamo infatti gli arresti di qualche giorno fa per associazione a delinquere per furto di rame nei cimiteri e abitazioni. Voltiamo adesso pagina, comincia oggi la complessa votazione che decreterà il successore del rettore uscente dell'Università Ferdinando di Iorio. Non mancano neanche oggi le polemiche, proprio nel giorno delle elezioni sui muri delle città si vedono infatti dei manifesti con imprecazioni contro il rettore uscente di Iorio e la professoressa Maria Grazia Cifone, una dei quattro candidati. Di Iorio e Cifone a giudizio, non votateli, è ciò che scrive chi la scorsa notte ha tappezzato le strade del capoluogo. Tra le candidature l'unico dato certo è l'assoluta aderenza ai dioriani della professoressa Maria Grazia Cifone. L'altra favorita al ballottaggio è la professoressa Paola Inverardi, che trova consensi tra gli oppositori. Andando avanti anche il professore Angelo Luongo si pone in contrapposizione a Di Iorio, del quale tuttavia è stato un fedelissimo per anni. C'è infine il professor Francesco Vegliò come outsider che punta palesemente a raccogliere voti trasversali. Cambiamo argomento adesso per occuparci di una denuncia che arriva da parte della Confederazione dei Comitati di Base dell'Aquila. Si tratta della situazione in cui versano i lavoratori della struttura sanitaria di Villa Dorotea a Scoppito. Durante la nota vicenda dell'accordo sottoscritto da CGL, CISL, UIL e UGL e dalla proprietà della cooperativa Help Donna. Vediamo il servizio. Premesso che nessuno dei firmatari dell'accordo ha avuto il coraggio e la dignità di rispondere alle domande poste sulla stampa da questa organizzazione sindacale, si manifesta oggi quello che si era temuto, ovvero l'abbandono dei lavoratori nel buio pesto del precariato. Infatti, mentre verbalmente era stato assicurato dai sindacati firmatari che il passaggio dei lavoratori dalle dipendenze del presidio ospedaliero Villa Letizia SRL alla barcollante cooperativa Help Donna sarebbe avvenuto solo se ci fosse stato l'acquisto del ramo d'azienda e se gli enti preposti avessero prorogato la convenzione per i posti letto dei degenti, nella pratica nulla di tutto ciò è contenuto nell'accordo siglato, che parla anche di semplice gestione dei servizi da parte della cooperativa nei confronti del presidio ospedaliero. Dunque il disegno di esternalizzazione del rapporto di lavoro che avevano pubblicamente denunciato si va realizzando dopo tanto trionfalismo da parte dei firmatari. Quello che si propone infatti ai lavoratori è di autolicenziarsi dalla società presidio ospedaliero Villa Letizia SRL per essere riassunti dalla cooperativa senza alcuna garanzia. Coloro che non si dimetteranno verranno licenziati. Il comando di Polizia Municipale rende noto che sabato 1 giugno il centro cittadino sarà interessato da due importanti manifestazioni che comporteranno modifiche alla viabilità. Una manifestazione regionale organizzata dai sindacati CGL, CISL e UIL dal titolo Lavoro Sociale Ricostruzione, che prevede alle 9.30 il concentramento dei partecipanti in piazza Battaglione Alpini nella Fontana Luminosa e un corteo che percorrerà Corso Vittorio Emanuele e Corso Umberto per raggiungere a piazza Palazzo, dove alle ore 11 avranno luogo gli interventi conclusivi. Viale Gran Sasso e Viale Tagliacozzo dalle 8 alle 12 saranno riservati alla sosta degli autobus dei manifestanti, ma rimarranno aperti al transito, salvo eventuali temporanee limitazioni che dovessero rendersi necessarie nella prima mattinata all'arrivo dei mezzi. Sempre sabato è in programma la giornata dell'arte dell'Aquila 2013, promossa dalla consulta provinciale studentesca. Le attività si svolgeranno in piazza San Bernardino, che sarà
sarà interdetta la circolazione dalle 8 del 1 giugno alle 2 di domenica mattina, Piazza Palazzo e Piazza Santa Margherita. La Polizia Municipale ha inoltre comunicato che sempre sabato 1 giugno e domenica 2 giugno, per consentire la demolizione di un edificio sito all'intersezione tra via Federico Trecco e via Cardinal Mazzarino, la viabilità nel quartiere Torrione subirà importanti modifiche. Via Trecco sarà chiusa al transito, con eccezione per i veicoli diretti fino a piazza San Pio X, da dove sarà possibile raggiungere l'ufficio postale del Torrione. Pertanto i veicoli provenienti da viale Aldo Moro verranno deviati a sinistra su via Moscardelli, via Tosti, o a destra su viale della Croce Rossa, ma con direzione obbligata verso piazza Darby. Poi via Cardinal Mazzarino sarà chiusa dall'intersezione con via Volta, sulla quale saranno obbligati a svoltare i veicoli provenienti dal quartiere San Francesco. E infine su via Urbani sarà invertito il senso di marcia con direzione viale De Gasperi, con via Cardinal Mazzarino per consentire di raggiungere abitazione ed esercizi commerciali presenti su quest'ultima, a valle della zona interessata dai lavori. La Polizia Municipale raccomanda la massima attenzione nell'impegnare le strade interessate e di utilizzare per quanto possibile percorsi alternativi. Passiamo ora ad occuparci della ricostruzione. Il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente scrive ai presidenti del Senato e Camera Pietro Grasso e Laura Boldrini. Vediamo. Con il centro storico non ricostruito, l'Aquila rischia di diventare una nuova Pompei, una responsabilità storica che né io né la mia amministrazione intende assumersi, né tantomeno condividere, arrivando anche ad estreme conseguenze. È quanto scrive il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente ai presidenti di Senato e Camera Pietro Grasso e Laura Boldrini. Sono giorni difficilissimi, afferma Cialente, se non disperati, per il futuro della città dell'Aquila. La mancanza di risorse per la ricostruzione allontana i tempi del recupero del centro storico dell'Aquila, delle sue frazioni, dei borghi del cratere. I cittadini residenti prima del sisma in uno dei pochi centri storici abitati in Italia, prendendo atto che per rientrare nelle loro abitazioni ci vorranno anni ed anni, sulla base di una discutibile previsione normativa, stanno vendendo allo Stato i propri appartamenti per acquistarne in altre città. È un'emorragia di aquilani dettata dalla disperazione e dalla mancanza di fiducia nello Stato, ma soprattutto si è innestato un processo che lascerà il centro storico dell'Aquila non ricostruito, una nuova Pompei. Parlando con esponenti del governo e funzionari dei ministeri, viene continuamente ribadito che per il sisma dell'Aquila e della città territorio si è speso anche troppo e che avremmo bruciato grandi risorse. Chiedo alle signorie vostre di incaricare la commissione parlamentare che riterranno opportuna per raccogliere una volta per tutte i dati su quanto speso all'Aquila, da chi e come, in un'operazione verità che si deve non solo al Paese, ma a questo punto anche a noi aquilani. Passiamo ora ad occuparci di Consiglio Provinciale. Nella seduta odierna ha approvato l'ordine del giorno sulla stabilizzazione dei precari proposto dalle organizzazioni sindacali. A comunicarlo sono Dario Angelucci, segretario provinciale CGL, Elvezio Sparra, segretario provinciale CISL, Simone Tempesta, segretario provinciale UIL e Piero Peretti, segretario generale UGL. L'ordine del giorno, affermano i sindacati, impegna il presidente della provincia Antonio Del Corvo ad esercitare ogni azione tesa alla stabilizzazione del personale, 32 precari della provincia ad attivarsi per il rinnovo del contratto a tempo determinato con fondi POR a partire dal prossimo luglio e a far sì che il contratto possa avere una durata che superi la scadenza del 31 dicembre 2012. La seduta del Consiglio Provinciale odierno è stata accompagnata dalla protesta dei lavoratori precari e dalle organizzazioni sindacali che da mesi si portano avanti l'avvertenza per la proroga dei contratti. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto, affermano Angelucci, Sparra, Tempesta e Peretti, rispetto all'impegno della provincia volto alla stabilizzazione dei precari. Voltiamo pagina, riportiamo delle lamentele che riguardano il quartiere aquilano della Torretta, una via sempre al centro di polemiche, specie a causa della presenza notturna di transessuali a ridosso delle mura del cimitero dell'Aquila, ma anche di alcuni cani di grossa taglia che per qualche tempo hanno spaventato residenti e passanti, in cui sono state segnalate anche due grosse buche. Tanti gli automobilisti che hanno protestato per aver rischiato le sospensioni centrando in pieno le buche in una strada che di notte è quasi sempre
sempre priva di illuminazione. Una notizia adesso che arriva da Pescara: il profilo Facebook della regione ottiene il primo posto nella classifica delle 8 regioni presenti sui social network per capacità di generare il maggior coinvolgimento in termini di like, commenti, condivisioni e post spontanee. Il dato è emerso ieri durante il forum in corso di svolgimento a Roma, illustrato da docenti e professionisti del ramo sulla base di uno strumento di analisi denominato Social Analytics, che ha raccolto e analizzato oltre 600.000 dati prodotti dalle diverse amministrazioni su Facebook e Twitter nell'arco di oltre 6 mesi. Il profilo Facebook della regione Abruzzo supera in termini di interazione quello delle regioni Marche, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Puglia, Piemonte, Lombardia e Basilicata, nonostante il servizio sia stato attivato soltanto un anno fa e possa contare su un bacino di utenza sicuramente diverso da quello delle altre regioni esaminate. I profili Facebook e Twitter sono nati da un progetto di giornalisti dell'ufficio stampa della giunta regionale, che amministrano quotidianamente, senza costi aggiuntivi per la pubblica amministrazione, la comunicazione social. Dallo studio, che ha voluto analizzare la situazione del rapporto tra pubblica amministrazione e social media, dopo oltre un anno dalla pubblicazione delle linee guida del Ministero della Funzione Pubblica, si evince che il tasso maggiore di partecipazione si registra con i contenuti ad elevato valore aggiunto per gli utenti, ovvero informazioni di pubblica utilità e con l'uso di immagini evocative. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della giunta regionale Gianni Chiodi. Ci occupiamo infine degli eventi previsti per i prossimi giorni nel capoluogo. È previsto per domani, venerdì 31 maggio 2013, a partire dalle 9.30 presso l'Università degli Studi dell'Aquila, nell'auditorium della ex Res Romoli, l'annuale convegno organizzato dal Centro Studi sugli usi civici e le proprietà collettive Guido Cervati e dai professori Fabrizio Politi e Fabrizio Marinelli, rispettivamente presidente e direttore scientifico del Centro Studi. Al convegno interverranno i più importanti studiosi nazionali della materia, tra i quali il giudice costituzionale, il professor Paolo Grossi, il professor Vincenzo Cerulli e Irelli e il professor Carlo Alberti Graziani. Nella prossima sessione sarà presentato il volume di raccolta degli scritti di Guido Cervati, tra i maggiori studiosi dei diritti di uso civico. Nella seconda sessione si darà la presentazione della seconda edizione del volume del professor Fabrizio Marinelli, Gli usi civici, edito dalla casa editrice Giuffrè, all'interno del prestigioso trattato di diritto civile e commerciale Cicu e Messineo. Il convegno costituirà l'occasione per discutere non solo del passato, ma anche del presente e delle prospettive future della legislazione in materia di diritti e di uso civico, contemplando le questioni ambientali e le problematiche urbanistiche ad essa sottesi. Oltre alla rilevanza che la corretta gestione dei beni facenti parte del demanio civico può assumere per lo sviluppo, la tutela e la salvaguardia del territorio e delle sue peculiarità. Tra gli appuntamenti, un sabato all'Aquila Bella, all'insegna dell'arte e delle arti, in collegamento con le giornate dell'arte di Avezzano, Prato La Peligna e Castel di Sangro. Si svolgerà sabato 1 giugno all'Aquila Centro, con il patrocinio del Comune dell'Aquila. La giornata dell'arte è promossa con la collaborazione dell'ambito territoriale, Ufficio Scolastico dell'Aquila e l'Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune dell'Aquila. L'evento partecipa a AQ19, dalle 10 alle 21. Domenica 2 giugno invece ActionAid sarà in campo con la Gran Sasso Rugby. Sarà presente alla finale di ritorno per l'accesso in Serie A della Gran Sasso contro i Ruggers Tarvasium. L'appuntamento è alle 15.30 allo Stadio Fattori. All'interno dello stadio sarà presente un punto informativo per sensibilizzare sportivi e appassionati sui temi della giustizia sociale e della lotta alla povertà. La Gran Sasso Rugby è testimonial delle attività di ActionAid e con il suo impegno sottolinea le forti affinità tra la pratica rugbistica e la mission di ActionAid. Lealtà, senso di responsabilità, altruismo, impegno, gioco di squadra e determinazione sono alcuni dei valori che incarnano lo spirito del rugby, così come il lavoro che ActionAid porta avanti in Italia e nel mondo. Il 2 giugno gli appassionati che verranno a sostenere la squadra aquilana potranno sostenere il progetto Giro nel Mondo per entrare a far parte della comunità globale di ActionAid ed aiutarci a cambiare la vita di tante persone. Per oggi è tutto, vediamo insieme adesso il riepilogo degli argomenti che abbiamo trattato.
frode fiscale per 100 milioni di euro, 30 denunce e 13 arresti. Una vita di maltrattamenti, un uomo finisce in carcere denunciato da sua moglie. Continuano i furti di materiale ferroso all'Aquila, denunciato un romeno. Arrestato un serbo per furto nella Marsica. Elezioni universitarie tra imprecazioni e polemiche. Abbiamo visto il servizio che riguarda la situazione dei lavoratori di Villa Dorotea. Celente afferma l'Aquila come Pompei. Modifiche alla viabilità locale per due eventi al centro dell'Aquila. La giunta regionale, la stabilizzazione dei precari all'ordine del giorno. Lamentele da parte dei cittadini per delle strade impraticabili. Grande successo per il profilo Facebook dell'Abruzzo. Siamo infine passati agli eventi per i prossimi giorni. Domani si terrà l'annuale convegno organizzato dal Centro Studi sugli usi civici e le proprietà collettive Guido Cerbati dai professori Fabrizio Politi e Fabrizio Marinelli, rispettivamente presidente e direttore scientifico del Centro Studi. L'Aquila Bella, l'insegna dell'arte e delle arti, sabato dalle 10 alle 21. Domenica 2 giugno, Action Aid in campo con la Gran Sasso Rugby. L'informazione di Onda TV anche per questa sera termina qui. Vi lasciamo al quotidiano appuntamento con il meteo. Grazie a tutti voi per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Al mattino irregolarmente nuvoloso con schiarite, piogge più probabili sul basso Lazio, temperature minime stazionarie. Nel pomeriggio nuvolosità ovunque irregolare, alcuni rovesci sul Lazio centro-meridionale, temperature massime lieve rialzo, ma ancora inferiori alla norma, venti moderati a forti di libeccio, mari mossi, molto mosso in Tirreno.